Yeah, hello, Nils from Norway. Nils da Norvegia, è bellissimo vedervi tutti qua e soprattutto Ridley Scott, è fantastico che lei sia venuto qua. Blade Runner is Blade Runner one of my absolutely favorite science fiction movies and I wonder uno how come dei miei film di fantascienza e actually made two of più the most favorite, ones, come mai ne ha fatto Blade soltanto Runner. Due? Perché tutte e due sono brillanti, come mai soltanto due? E poi la sua carriera in Hollywood è cominciata piuttosto tardi, 25 anni fa, e adesso ha 4 o 5 film di grande budget che stanno per aprire o saranno fatte. Come mai? Lei ha capito il codice di Hollywood finalmente, adesso che la sua carriera sembra veramente andare per il meglio. La terza domanda sarebbe, lei ha un film che si chiama Body of Lies, che tratta della guerra in Iraq, che sembra veramente un trend a Hollywood. Adesso ci sono già due film a Venezia sulla guerra di Iraq, e quindi può darci un commento sul suo film che tratta la guerra di Iraq? Come mai lui ha fatto tre domande? La guerra di Iraq in Iraq, noi abbiamo forse fatto il primo film facendo Black Hawk Down, che tratta di Mogadishu, non è la guerra in Iraq, certo, però è un tipo simile di penetrazione di noi in parte del mondo in cui ci si potrebbe dire non c'entriamo lì, non è la nostra guerra, o ci si potrebbe fare delle domande, è la nostra domanda. È la nostra guerra, perché poi Black Hawk Down carried the same message. Ci sono vite umane che vengono perse e Black Hawk War portava questo messaggio. Non voglio fare un commento politico, però voglio sottolineare questo. Black Hawk ha cominciato un trend in cui le studios di Hollywood avevano meno paura di trattare temi più seri, che è molto molto meglio rispetto al popolarismo. Noi dobbiamo parlare dei problemi del mondo e non trattare soltanto delle storielle stupide. Allora, la seconda domanda era la mia carriera adesso in Hollywood. Non si riesce mai a vincere il sistema, il codice. Questa è la prima lezione. Non bisogna cercare di mai rompere il sistema. Bisogna andare col flusso, seguire il sistema. E mi considero piuttosto fortunato di poter lavorare a Hollywood dopo tanti anni. Sì, ci sono venuti 25 anni fra me e mio fratello. Prima domanda, non mi ricordo più la sua prima domanda, com'era? Ah, perché ha fatto soltanto due film di fantascienza. Alien era piuttosto speciale, sì, e anche Blade Runner. E per questo motivo che siamo qui a parlare di Blade Runner. E il fatto che ho fatto due non vuol dire che vorrei fare un altro film di fantascienza, però vorrei veramente farlo. Quindi se qualcuno ha una sceneggiatura di fantascienza, allora datelo a me e poi io prenderò i diritti, eccetera. Cerco sempre la fantascienza perché il genre, che è una parola troppo utilizzata, è una genre comunque bellissima perché è un universo in cui può succedere di tutto. Il problema di molta fantascienza invece è che l'ideatore o gli scrittori lì l'ha fatto. Bisogna tracciare una serie di regole e di tracciare laddove sta la verità nella storia di fantascienza, perché se non si fa questo, allora la storia non va e tutto diventa un po' sciocco. E la cosa bella di Aliens era che sì, era un film C che è diventato un B-movie di secondo rango, perché noi abbiamo fissato questi pali e siamo rimasti dentro. Stessa cosa con Blade Runner, abbiamo schizzato questo universo, per così dire, e all'interno di questo universo
la possibilità di replica genetica degli esseri umani era possibile. E allora, mentre questo diventa veritiero, si può parlare di come può essere utilizzato in altro modo, al di fuori di questo mondo, e si comincia a credere che forse esistono altri mondi su Marte, su altri pianeti, e poi si espande, quindi si accetta questo mondo, questo universo. E secondo me questi due film funzionano per questo, perché effettivamente fissa